Sempre caro mi fu quest'ermo atollo. Nel mezzo del cammin delle Maldive mi ritrovai per una festa allegra, piena di cibo, che la mia fame era smarrita. Din sulla vetta delle guest house antiche, olive in solitaria cantando per la spiaggia va, finché non muore il giorno. No, finché non beve il cocco. Ah, la poesia! Che strumento meraviglioso! Questa guest house è tutta di legno, mi ricorda un po' gli chalet in montagna, però sei di fronte al mare con anche i pappagallini che ti salutano. Ha soltanto 4 stanze e la particolarità è che ha una grande cucina soltanto per gli ospiti, quindi puoi scegliere se fare la spesa e cucinare da solo o se usufruire della pensione completa. Ora mi faccio dare la stanza e andiamo a vedere com'è. Hello! Hello! Thank you! Ragazzi, che cosa vi cucino oggi? Niente, perché non so cucinare. Però so usare la lavatrice. C'è la lavatrice? No, non è vero, non so usare neanche quella. Però so usare la scopa e pulirò tutto, promesso. Faccio vedere? Quest'albero bellissimo che vedete alle mie spalle si chiama Nika ed è un albero sacro per tutti gli abitanti dell'isola. Nessuno può toccarlo e soprattutto reciderlo, infatti nessuno può costruirvi qui. È un'usanza nell'isola. Quando un bambino o una bambina nascono e i genitori decidono finalmente il nome, tutte le donne dell'isola, o quasi tutte, si riuniscono in questo punto per preparare il Bondi Bay. Però un Bondi Bay diverso, salato, con il pollo, cocco. Le donne, una volta preparato il tutto, passeranno di casa in casa perché tutti nel villaggio devono godere di questo momento stupendo. Nel frattempo, poco distante, altre donne si sono riunite per un'attività molto importante, la raccolta di foglie secche delle palme che una volta intrecciate andranno a comporre i kejen. Avete presente i tetti delle capanne? Proprio quelli, resistenti anche ai venti più forti, persino ai monsoni. Ciò che mi colpisce delle donne qui è il loro sorriso sincero, in grado di trasmetterti un immediato senso di serenità e allegria. I bimbi seguono con curiosità e silenzio le orme delle loro mamme durante questo rito. Che verano è? Sì, bello?
A due passi da dove le donne raccolgono le foglie secche delle palme sorge questa piccola guest house con soltanto 4 stanze. Io direi che andiamo a vedere, ovviamente, perché io devo testare tutto. Abbiamo scelto la guest house perché ci offre una serie di condizioni che ci fanno sentire come a casa. Possiamo decidere a che ora mangiare, a che ora fare lo snorkeling. Cosa mangiare, proprio come essere a casa. Dopo tanti anni di vacanze nei resort, nei club, abbiamo cercato questa cosa molto, molto diversa. Il proprietario della guest house ha fatto tutto per metterci a nostro agio, da sottolineare ottimi prezzi rispetto a quelli proposti nei resort vicini. Meno della metà, sicuramente meno della metà. Molto meno che andare in vacanza in Toscana, all'Argentario. L'isola è bellissima, malviviani molto gentili, sempre sorridenti. Si prestano tantissimo per farci sentire a nostro agio e per farci conoscere l'isola. Una cosa che bisogna fare qua, loro portano rispetto e te devi portare rispetto. Ecco. Perché il rispetto è la cosa fondamentale. Ma questo penso sia una cosa normalissima delle persone che sanno stare al mondo.